Lo fanno perché sono allo stesso livello degli animali riguardante le cose di Dio. Quindi loro non si rendono conto del male che ci possono fare. Il serpente non si rendeva conto del male che gli poteva fare ad Adamo ed Eva. Giusto, sì, ad Adamo ed Eva. Non si rendeva conto perché era un animale. Riesco a farmi capire? Perché se la cosa, vedete, rimane soltanto in me, io me ne posso andare a casa soddisfatto che ho capito quello che il Signore ci ha voluto dire questa sera. Però se io non so che voi tutti avete capito, io non me ne vado soddisfatto a casa. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete, allora deve essere la nostra intelligenza a prevalere su tutti e su tutto. Cioè facendo affidamento a quello che il Dio ha detto dal pulpito e quello che hanno detto i nostri genitori a casa. Amen? Ci siamo ora, sì o no? Ecco, noi quindi, tutti, vedete, questa sera siamo alla presenza di Dio. E Dio ci sta parlando, ci sta dicendo quello che dobbiamo fare. Quando noi usciamo da questo luogo, l'avversario è pronto, è già se usa, o da soro, o da cugnata, o da marito, alleluia, dai nipote, da moglie, di quelle, delle persone più vicine a noi. Dice, aspetta, tu, io lo so, tu stai nascendo dalla chiesa, il Signore ti ha ammaestrato, ma è ora di preparare ghiotta, come diciamo noi in dialetto. No? E ci ora ti preparo io, gloria a Dio, come farti cadere. E allora che cosa fa? Non viene lui direttamente, non ci affronta, perché noi siamo carichi, perché veniamo dalla presenza di Dio che ci ha parlato. Allora il Signore dice a loro direttamente, non li posso affrontare, aspetta, li affronto per via traversa, e fa un giro largo, e se usa di tutte, pure da cinnero di fucolaro, dice. La cenere di fucolaro, la cenere del focolaio, del focolare, alleluia, lo camionetto, avanti, per gli italiani che si trovano a nord, amen. Perché altrimenti certe cose non si possono tradurre. Alleluia, amen, ci siamo, gloria a Dio. E guardateci, carissimi, quindi vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui, perché un serpente non aveva conosciuto Dio nelle sue profondità, perché fratello non l'aveva conosciuto bene ancora, manco Adamo ed Eva. Lo poteva conoscere il serpente, però che lo sgridi l'Eterno in ogni tempo, in ogni istante, in qualsiasi circostanza, all'avversario, lui sì che sapeva molto, alleluia, conosceva il Dio più da vicino, alleluia. Quindi ha saputo tramare il tutto, alleluia. Ora, la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. Ecco, per esempio, quando dice, che facciamo? Vuoi venire stasera? Sai, fa un compleanno tizio. Vuoi venire tu? Dice, che facciamo? Andiamo? No, ma sai, perché devo studiare. Allora l'hanno con i miei figli, questo figliolo vanno a chiesa, stava dicendo a scuola, magari andrò sempre a chiesa. E allora dice, sai, c'ho un compleanno dell'amica mia, sai, l'amico mio, che fai, vieni? E cosa? Dice, no, perché già siccome ha sentito parlare del Signore, no? Uno che nesce da qua, che fa se non va subito? Dice, no, sai, no, non potrei, no, studiare, magari ci trova, scusa, sai, studiare. Ma perché? Ma sai che ci fa? Ma sa bene, tanto sei andato in chiesa, sei andato in chiesa, quindi che ci fa? Potete venire? O no? Ne parlare? Posso parlare? Messo? Allora continuo. E allora, uno che cosa fa? No? Cerca di dirci no.
È giusto? Allora l'avversario fu bastuto. Senti, sai, ci disse a coso oppure a cosa, no? E divenne la festa, il compleanno, no? E dice, però sai, mi disse che deve studiare, dice che non aveva da fare cose. Senti, tu che sei un amico più vicino, sei più intimo, no? Tu che sei amica più vicina, più intima, ce lo dici tu, sì, sì. Ah, dice, se non ti preoccupare, ora ci telefono io, un serpente. Che fai allora? Non viene, sai, io vado alla festa del compleanno, no? Sai, il mangiato tutto a posto, sai, non si fa niente di male, disgraziato, poi il male è stato dopo, subito dopo, prima di certo che non c'è niente. Allora, ecco, già l'avversario si usava due serpenti, che non si rende conto del male che sta facendo al figliuolo di Dio o alla figliuola di Dio. Amen? O no? Guardate come il Signore sta svergognando all'avversario e ne sta già aprendo l'occhio. Benedetto l'Eterno. Quindi l'avversario non è riuscito direttamente, allora dice, aspetta, facciamo un giro l'abbo. Se vemmene dell'amica o dell'amico che sono più vicini, Allora quando ad esempio un fratellino o la sorella se vedono telefonato o direttamente di persona dice, io sai, io ci vado, uno dice, ma mamma, papà, che dici, pozzo e nere, ma come, allora che sentiste stasera a chiesa? No, ma sai, mi disse non c'è niente di male, no, non è vero che se mangiamo frutto moremmo. E va, c'è mangiato frutto e vedi se poi non muore. Alleluia. Amen. O no? Ci eravamo arrivati. Canosce Pocuzzedda. Un'astuzia di questa? Benedetto Gesù. Allora, guardate, ai giorni nostri, no? Perché siamo più evoluti, più emancipati. Signore, mi pare male, mi ha detto, io vorrei andare, sai, Signore, ma non vorrei andare. Tu che dici, Signore, vado o non vado? Allora, pronto. Senti, sono detto, che fai? Non vieni allora stasera alla festa? Grazie, Signore, che mi dà sta risposta. Ah, confermami adesso, Signore. Gloria a Dio. Ah, che bella conferma del mio Signore, subito, subito, subito. Non ti sono essere disgraziato. Come... Aspettavo, chissà come certe volte, siete picca disonesti certe volte. Scherzo, ma parlo per davvero. Certe volte no, fratello, sai, un consiglio, lo posso fare questo? Ma sorella, fratello, ma scusa, che mi vuoi fare pigliare un fuoco a me che mani? Perché non pigli tu che domani? Perché vuoi, furbescamente, un serpente mi dissi, Adamo, Eva mi dissi. Un fratello, un fratello, mi disse, l'anziano mi disse, e stai fresco che l'anziano te lascia marcire, ora quando il Signore parla di un punto che è, e quello deve rimanere. Amen. Vedete, gloria al Signore Gesù, la ragione per cui il mondo non ci conosce, quindi non riesce a capirci, è perché non conosce Dio. Il mondo conosce l'Iddio di questo secolo, del mondo. Amen. Noi conosciamo il vero Dio. Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. E fratelli e sorelle, più chiaro di così. Guardate, con due sette, Signore, che maestramente che ci sta dando. Alleluia. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Che voi, due serpenti? Vado a strisciare per tutta la vita. Alleluia. Amen.
Alleluia. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Ecco il Signore che ci proietta nel futuro. Alleluia. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli, cioè Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui. Fratelli, quelli del mondo possono essere simili a Gesù? Un serpente può essere simile a Gesù? Eh? No. Alleluia. Però sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Perché per ora ci sta parlando, ci sta ammaestrando. Amen. Alleluia. Un giorno lo vedremo e raccoglieremo il frutto dell'albero della vita. Aspettiamo per mangiare quel frutto. Non mangiamo il frutto della conoscenza del bene e del male che il mondo ci presenta attraverso gli amici, i compagni di scuola, i parenti non credenti, perché poi ci sono pure i credenti non parenti. E c'è la zia che punzecchia, ora la nonna che punci. Oh no, oh, che vai alla chiesa domani, vuol dire a questa età tu, cavolo, che ti potevi mettere, figlicendo, guarda che ma queste figliole d'oggi, come te non cadenate. E che le scritti Dio, gloria a Gesù. Questo perché? Perché non conoscono, dice, la ragione per cui il mondo non ci conosce, alleluia, quindi non conosce noi, non conosce i vostri genitori, non conosce l'anziano, è perché non conoscono Dio e quindi parlano a sproposito, parlano per come loro conoscono, ma loro di Dio non conoscono nulla, quindi non possono parlare delle cose di Dio. Amen? Possono parlare delle cose del mondo, alleluia. E perché, vedete, non conoscendo Dio, loro vengono usate da parte dell'avversario come è stato usato il serpente per Adamo ed Eva. Amen? E qui mi fermo. Chi ha buone intenditori dice poche parole e Dio ci benedica. Amen. Alleluia, benedetto tu sei, Signore. Sì, dacci sapienza, Signore Gesù. Abbiamo bisogno delle tue virtù in verità. Perché il nostro combattimento, infatti, non è né contro carne né contro sangue, ma contro le potestà dell'aria, contro gli spiriti maligni, allora, che si usano, Signore, di ogni cosa, Signore, degli animali, delle piante, delle persone, per farci cadere, per farci inciampare. Ti preghiamo, Gesù, alleluia. Tu che appunto hai avuto la sapienza di comprendere che anche quel fico sulla strada non, Signore, stava servendo Dio, tu lo hai maledetto e l'hai fatto seccare in un attimo. Alleluia, gloria al tuo nome, donaci la tua sapienza, le tue virtù, affinché, oh Signore, anche una pianta appunto sul nostro cammino potrebbe essere d'intoppo, non di aiuto, Signore, ma d'intoppo per noi, alleluia, e per coloro che ci circondano. Quindi, oh Signore, accompagnaci anche questa sera alle nostre case con la tua santa benedizione, la guida dello Spirito Santo ed il tuo santo perdono, Signore, per ogni cosa, sia essa piccola o grande, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Amen, amen, amen. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 18 ottobre del 2013.